Dopo il pareggio per 2-2 nella sfida scudetto, l'MSP Calcio è ancora primo in classifica, a più 4 sulla seconda, anche se ha una partita in più. In questa settimana di allenamento si è preparata per la sfida contro il Fly Sant'Antonio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete il continuo di questa serie, mancano pochissime partite per decidere chi andrà in promozione. La carica è tanta, la pressione pure, ora andiamo al giorno della partita. Oggi is the match day. È proprio una bella giornata. Speriamo possa andare bene. Allora, com'è? Siamo? Ci siamo? Niente ragazzi, oggi non c'è Giorgino. Però vabbè, la vado a fare Giorgino. Ragazzi, siamo venuti a recuperare il mitico Gnabry. Faccio l'esordio oggi, eh. Ragazzi, oggi è l'esordio di Gnabry in prima categoria. Magari. Samu c'è. Let's go. Allora com'è? Gran partita oggi. Vero, oggi ragazzi il campo è veramente bello. È il perfetto clima. L'ho messa tre volte venerdì, tre volte ieri. Ma ciao ragazzo! Ehi fenomenino! Grande fenomenino! Grande cap, come la vedi? La scorsa volta... Non dico niente perché hai fatto schifo la volta scorsa. È vero, non ha portato benissimo. La mentalità, 5 minuti, rigore. Quindi oggi ti dico no mentalità. E quindi oggi cosa serve? Cosa serve? Far bene? Freschezza. La parola di oggi è freschezza. Allora ragazzi, oggi non sto benissimo, nel senso che la scorsa partita per tutta la settimana ho avuto un forte dolore al polpaccio. Adesso provo in riscaldamento, vedo un po' come va, però mi fa abbastanza male. Qua, tipo, questa altezza qua. Infatti mi sono fatto vedere da massaggiatore in settimana, ma la vedo dura. Bene, in caso gioco io. In caso ragazzi, numero 6, grazie. Gabri, entra in campo. Avete visto il campo, è bello? Avete visto la tribuna, che bella, la giornata che bella, e la partita di oggi, che è una delle quattro che ci sono rimaste, che ha, come vi ho detto domenica scorsa, come vi ho detto col Basca, che ha la stessa importanza di tutte le altre. Però questa ha un'importanza particolare in più, non di rispetto alle altre. Come tutte le altre, quella di oggi ha un'importanza particolare perché? Perché è quella di oggi. Benvenuti a tutti alla 22esima giornata del campionato di prima categoria. Un caloroso saluto dal vostro telecronista di fiducia, ovvero Gnabry, e siamo qui per Fly Sant'Antonio 1929 contro MSP Calcio. Fischietto in bocca e si inizia. Buon match a tutti. Lancia a campanile il pallone Colombo, che va a finire per Calamosca. Tiene Calamosca, va di fisico, c'è mezzo Guglielmella, Calamosca prova a servirlo, arriva Guglielmella, la palla in aria, Guglielmella al tiro! Reclamano un tocco di mano, ma per l'arbitro non c'è niente, ma la palla ancora al limite dell'area. Rimane dietro, può provare il cross in mezzo, lo fa, arriva il pallone per Piazzi che la spizza per Samuel, può provare il tiro, Samuel! Fuori di molto. In questa occasione avrebbe potuto far meglio. Rimessa per il Fly Sant'Antonio. Bella la spizzata di Zest in mezzo, Samuel prova a spazzare, il pallone rimane lì, va avanti il Sant'Antonio, palla per il numero 7, prova la conclusione a fuori, debole e larga sul fondo. Va Samuel, batte la punizione, prova il cross in mezzo per Bertan che la butta dentro per Piazzi! Mamma mia, cosa ha sbagliato a porta vuota! Poteva già esserci il vantaggio per l'MSP. Traina, prova a trainare la squadra con questa rimessa, palla in mezzo, ancora Guglielmella, prova il tacco magico, Guglielmella, c'è Calamosca, 1-0, da lì non poteva sbagliare, Calamosca, e tutta la squadra va ad esultare per il vantaggio importantissimo in questa partita, MSP 1, Fly Sant'Antonio 0, la sblocca proprio lui, Riccardo, Calamosca. E allora si riprende il match con il Fly Sant'Antonio che non vuole mollare. E allora va avanti con il numero 4. Palla al 3, prova in aria, la crossa in mezzo, il tiro. Conclusione deviata. Niente di pericoloso. Va Samuel, prova a controllare il pallone. C'è lo scontro fisico, Samuel va avanti, il numero 6 dell'MSP. La passa a destra per Gabriele Piazzi. Piazzi può provare dal limite il tiro. Fuori. Bella l'idea, ma meno l'esecuzione. L'MSP sta cercando di raddoppiare il risultato.
perde il pallone il Fai Sant'Antonio, c'è il recupero, possono partire con il contropiede, va avanti, palla per Samuel e finisce il primo tempo 1-0 per l'MSP. Ora tutti negli spogliatoi. Ma stai registrando? Bellissimi video, comunque. Ah, grazie mille. Bene ragazzi, finito il primo tempo, 1-0 per l'MSP, partita abbastanza tranquilla finalmente. Potevano anche già star 2-0 con quell'errore a porta vuota, però stanno giocando molto bene, stanno controllando la partita e speriamo in un secondo tempo pieno di gol. Ecco le squadre che stanno tornando in campo dopo essersi parlate negli spogliatoi per cambiare i destini di questa partita. E allora si riparte con il secondo tempo. Palla sulla fascia sinistra per Samuel, avanza il centrocampista dell'MSP. Dribbla l'avversario, la passa in mezzo per Calamosca, prova il dribbling Calamosca, il mancino! Esecuzione debole e imprecisa. Il Fly Sant'Antonio prova a uscire dalla pressione e lo fa benissimo, può andare avanti, bella la palla, avanza il Fly Sant'Antonio, c'è il contropiede, attenzione, non si fermano, palla per l'11 che la crossa in mezzo per Hakimi, Hakimi, Hakimi! E c'è il gol dell'1-1 di Hakimi, l'attaccante del Fly Sant'Antonio con il suo mancino. E Comastri non ci può far niente e qui la pareggia, il pubblico di casa è invisibilio. Si riparte dall'1-1, la partita si fa infuocata. Calcio di punizione per il Fly Sant'Antonio. Bella la palla in mezzo, c'è la spizzata di testa. Alta. Rimessa di Crippa per Bonaccorsi. Bello lo scambio fra i due. Va Crippa, prova il fondo, la lancia in mezzo. Esce il portiere, ma la palla va Guglielmella. Attenzione, è dentro l'area. Guglielmella carica il mancino. La finta Guglielmella. Deviazione fondamentale del difensore. Allora va con il calcio d'angolo Samuel, ancora palla in mezzo, rimane lì al limite dell'area, prova l'MSP ad attaccare con Guglielmella, la crossa in mezzo, c'è Bertan, Bertan non riesce a concretizzare, ma bella l'azione dell'MSP. Rimessa laterale per l'MSP che diventa un filtrante per Traina, Traina tu per tu con il portiere, Traina! C'è stata una deviazione del difensore che ha salvato il Fly Sant'Antonio dal 2-1. Villa lancia il pallone in avanti, non riesce a prendere nessun attaccante e allora può ripartire il Fly Sant'Antonio alla ricerca del gol del 2-1. Ancora palla, va in avanti il Fly Sant'Antonio al limite dell'area, il tiro, la palla va da Hakimi, Hakimi ancora in aria, il tiro! E c'è la doppietta di Hakimi, non quello del PSG ma del Fly Sant'Antonio che ha un bomber clamoroso. Ribalta il risultato e porta in vantaggio il Fly Sant'Antonio. L'arbitro fischia, mancano 11 minuti più recupero, si fa dura per l'MSP, cercano gli ultimi attacchi disperati, palla in aria, Samuel di testa, rimane lì il pallone, ancora Samuel, la prova a passare in mezzo per Crippa, Crippa prova il tiro murato. Guglielmella prova a dare speranza alla squadra, prova il tacco filtrante, bellissimo, può crossarla in mezzo, la difesa è un muro invalicabile, ma c'è ancora Samuel. Va avanti l'MSP, palla per Crippa, Crippa, ma perde il pallone e qui si fa davvero dura. E l'arbitro fischia, Fly Sant'Antonio 2, MSP 1, si conclude la partita. Eccolo qua, Samuel sconsolato per la partita, per play. Non è sempre domenica. Non è sempre domenica. Che dire, oggi siamo entrati in campo vogliosi di vincere. Forse siamo fatti un po' prendere da qualche ansia, non lo so. Abbiamo avuto subito delle occasioni per fare gol, abbiamo sprecato molto. Infatti il primo tempo abbiamo attaccato molto noi. Poi siamo rientrati in campo nel secondo tempo che non avevamo più quel fuoco dentro e gli altri avevano più voglia, più grinta ci hanno messo e abbiamo subito l'1-1 e 2-1. Brutta sconfitta, questo mi viene da dire. Però non è finita qua, perché mancano altre 3 partite ragazzi. Adesso dobbiamo solo che compattarci come squadra, come gruppo, star lì con la testa,
perché mancano 3 partite e dobbiamo finire bene questo percorso che abbiamo iniziato e non è giunto ora il momento di mollare. Tu come l'hai visto, Gnabry? Primo tempo molto buono, sembravate proprio in controllo della partita, solo che secondo tempo in 10 minuti 2 gol. Il Placci ha vinto, quindi a meno 1 da voi, però con una partita in meno. Quindi... il Placci ha vinto, ma noi siamo tranquilli, noi alla fine dobbiamo guardare solo il nostro percorso. Come dice sempre anche il nostro mister, noi pensiamo noi stessi a fare bene, a chiuderla bene, poi come andrà andrà. Adesso testa la prossima, anche se sicuramente non sarà una settimana facile da digerire, soprattutto dopo questa partita, questa brutta brutta sconfitta, però ci crediamo sempre, forza MSP, dai ragazzi.